non so se fra 200 anni, come dice il Beck, saremo tutti musulmani. Certamente se non ritroviamo dei valori di fondo che in fondo abbiamo avuto, se pensiamo al fatto che oggi non abbiamo il coraggio di scendere in campo, ma che solo 65 anni fa abbiamo combattuto una guerra mondiale tremenda, bisogna ritrovare quei valori che ci facevano combattere una volta. Saluto tutti gli amici del blog di Beppe Grillo. L'Occidente ha fatto un errore capitale, è andata a intromettersi in una guerra in cui non c'entrava, quella fra sciiti e sunniti. Americani e francesi in particolare hanno bombardato gli uomini dell'ISIS e quindi ci si poteva assolutamente aspettare, io l'ho scritto anche parecchio tempo fa, che loro avrebbero portato la guerra in Europa nei modi in cui da noi gli è possibile, e cioè col terrorismo kamikaze. Quindi non è affatto una sorpresa. Noi da 15 anni facciamo una guerra al mondo musulmano. Prima l'Afghanistan, poi l'Iraq, poi la Somalia per interposta Etiopia, poi la Libia. È chiaro che a un certo punto tu crei un fenomeno di musulmanesimo radicale come l'ISIS. Noi siamo in guerra da 15 anni, ma non ci siamo accorti che eravamo in guerra, perché tanto eravamo solo noi a colpire, perché i bombardieri e le armi tecnologiche le abbiamo noi. E qui non abbiamo mai avuto la percezione di essere in guerra. Adesso invece capiamo che la guerra può entrare anche in modo sistematico nel nostro mondo. Lo spazio per l'ISIS l'abbiamo creato proprio noi, prima abbattendo Saddam Hussein e poi aiutando i rivoltosi contro Bashar al-Assad, ma in realtà creando lo spazio proprio fisico per il califfato. Noi rabbrividiamo vedendo quello che succede a Parigi, giustamente. Però noi facciamo esattamente la stessa cosa. In un comunicato del califfato dice: voi ci bombardate, uccidete i nostri bambini, adesso bevete dalla stessa coppa. È una logica tremenda, ma è una logica, ma riguarda entrambe le parti, perché quando tu spari un missile con un drone, forse uccidi un paio di guerriglieri, ma uccidi magari anche altre 100 persone. E questo lo stiamo facendo da tempo. Vendere armi è sempre stato un affare di chi ce l'aveva, quindi del mondo occidentale sostanzialmente, perché sennò lì autonomamente sono armati abbastanza sommariamente. E si può pensare alla guerra Iraq-Iran, dove per 5 anni abbiamo dato armi l'uno all'altro perché si ammazzassero meglio, e poi abbiamo deciso che l'Iran non doveva vincere e allora abbiamo dato le armi solo a Saddam Hussein, le famose. Questo è il business occidentale, non solo occidentale, ma in particolare occidentale di sempre, il cinismo occidentale. L'Europa sa che l'Arabia Saudita finanzia l'ISIS, ma non prende provvedimenti, come non lo prende gli Stati Uniti, perché l'Arabia Saudita è un nostro alleato. In Arabia Saudita ci sono le basi americane, in Arabia Saudita c'è la Sharia, ma nessuno si è mai sognato di contestare questo sistema lì, mentre invece con i talebani afghani stiamo facendo una guerra che dura da 14 anni. La forza dell'ISIS sta nella nostra debolezza, cioè da una parte ci sono uomini che vanno a morire come se fumassero una sigaretta e dall'altra c'è un Occidente che non ha più valori. Il terrorismo che abbiamo visto a Parigi non viene dai migranti, viene da gente che vive qui, che magari è andata in Siria, è andata in Iraq ad addestrarsi, ma sono cittadini belgi o francesi a tutti gli effetti. Credo che invece, se si vuole fare la guerra all'ISIS sul serio, bisognerebbe mandare le truppe nel califfato, invece, ripeto, di far fare il lavoro duro ai curdi e agli iraniani. Non è una questione di ridurre i diritti civili a zero per combattere il fenomeno ISIS, che ripeto non nasce qui ma nasce là, anche se poi viene qui. Basterebbe fare una guerra leale all'ISIS, forse lo si eliminerebbe. Anche se l'ISIS è un fenomeno complesso, io lo vedo più come un'epidemia ideologica
è partito da lì, ma si espande in Egitto, in Libia, si espande in Bangladesh e ha una forte attrazione proprio perché questi hanno valori fortissimi, per sbagliati che siano, in confronto a mondi come il nostro che non ha più valori, ha delle formule, delle regole, garantismo, ma non ha valori, valori intendo cose umane, non regole. Purché si rispetti la legge, è lecito a chiunque mantenere la propria cultura. Uno si può integrare o non integrare. Paesi che impediscono di costruire chiese o di esercitare la propria religione, ebbene allora anche noi chiudiamo le moschee di quei paesi. La vecchia storia della reciprocità, questo sì. Comunque più bombardiamo quei mondi, più loro porteranno la guerra da noi. Passate parola.